Ciao, sono io, il più, che accompagna queste lettere. Siamo un gruppo accogliente, di diverse forme e colori. Non siamo ancora molto conosciuti e non tutti sanno chi rappresentiamo. Vogliamo parlarti un po' di noi. Partiamo dalle basi. Sai cos'è l'identità di genere? È il senso di appartenenza della persona a un genere sessuale, uomo o donna, e può corrispondere al proprio sesso biologico di nascita oppure a quello opposto. E cosa si intende per orientamento sessuale? Indica la direzione stabile o prevalente dell'attrazione affettiva o sessuale verso le altre persone. L'attrazione può anche non esserci. La prima lettera è la L, che sta per lesbica, cioè una donna a cui piacciono prevalentemente altre donne. In altre parole, che è attratta sessualmente, romanticamente ed emotivamente da un'altra donna. G sta per gay, sinonimo della parola omosessuale. Indica una persona che è attratta sessualmente, romanticamente ed emotivamente da persone dello stesso genere. Per le donne si può usare sia il termine lesbica che il termine gay. Bisessuale è quella persona a cui piacciono sia uomini sia donne, ovvero che è attratta sessualmente, romanticamente ed emotivamente da persone di genere diverso. Una persona transgender o trans può avere qualsiasi orientamento sessuale. Significa sentirsi di un genere diverso da quello di nascita. Il modo corretto per parlare di queste persone è utilizzare il genere in cui si riconoscono. Q sta per queer e non per queen, come il gruppo musicale di Freddie Mercury. Queer è una persona che non vuole riconoscersi in categorie di genere e identità sessuale, con gusti e identità fluidi, non esclusivamente maschili o femminili, che possono variare nel tempo. Intersessuale è una persona che ha caratteristiche sessuali fisiche diverse da quelle che sono considerate di solito maschili o femminili, a livello genetico, ormonale, genitale e altro. A sta per asessuale. Indica una persona che non prova attrazione sessuale per altri individui. In alcuni casi, le persone asessuali instaurano comunque delle relazioni romantiche con altri. E alla fine ci sono io, il più. Rappresento tutte le altre identità di genere e orientamenti sessuali nella comunità, che non sono descritte dalle 7 lettere della sigla. Sono futuro, sono ricerca e poi scoperta. Sono chiunque.